Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi ho deciso di parlarvi di libri brutti, o meglio di letture che ho fatto durante la mia vita che non mi sono piaciute in nessuna maniera, che non sono riuscita a terminare o che ho terminato con grande fatica per poi ritrovarmi a dire questo libro è veramente orribile. A volte ci fa anche piacere, anche utile, penso, parlare di libri che non ci sono piaciuti per aiutare voi che state dall'altra parte della telecamera e orientarvi nelle vostre scelte. Ovviamente quelle che dico io sono soltanto le mie opinioni personali, anzi molti dei libri di cui vi parlo da tante persone sono effettivamente amati, però insomma se avete gusti simili ai miei magari questi libri li evitate. E niente, direi di cominciare subito. Il primo libro di cui vi parlo in realtà è il primo delle classifiche dei libri brutti di tantissimi siti internet, quindi è diciamo abbastanza scontato che io lo inserisca all'interno di questo video, e sto parlando di 50 sfumature di grigio. Perché lo inserisco all'interno di questo video? Perché io, lo so, mea culpa, ho letto il primo libro di 50 sfumature di grigio. Devo dire di averlo letto soltanto per pura curiosità, perché all'epoca avevo il negozio e tantissime persone mi compravano quel libro e quindi ho detto, beh, lo devo leggere, devo capire che cosa ha di tanto speciale. All'epoca quando ho letto quel libro, che ovviamente poi dopo non ho proseguito nella lettura, quindi non ho letto il secondo e il terzo, non ho visto nessun film al cinema e non ho visto nessun film in televisione, perché mi sono proprio rifiutata di dare una visualizzazione o un euro in più a questa scrittrice che secondo me non merita assolutamente il successo che ha avuto. All'epoca quando ho iniziato il libro io non conoscevo i retroscena, il background di questo libro, quindi non sapevo che fosse un libro nato diciamo in un sito di fanfiction, quindi praticamente in un sito si dedicava appunto alla scrittura, alla riscrittura di alcuni libri già esistenti, quindi ci si basava su un libro già esistente per creare una storia nuova. Quindi non sapendo questa cosa a me ha dato fastidio leggere una storia che fosse tanto simile a Twilight di Stephanie Meyer. Io ho letto la serie di Twilight, l'ho letta durante l'adolescenza e sarei falsa se dicessi che non mi è piaciuta. Ovvio, magari se rileggessi quei libri adesso non sarebbero proprio il mio genere ideale, però all'epoca, per l'età che avevo, per le mie abitudini letterarie dell'epoca, per l'argomento di cui trattava, a me sinceramente è piaciuto e l'ho letto volentieri. Quindi leggere un libro che era praticamente la fotocopia di un'altra storia mi ha infastidita molto. Un'altra cosa che non mi è piaciuta per niente era il fatto che la scrittrice fosse molto nebulosa nelle sue descrizioni. Questo perché? Perché semplicemente non si informava abbastanza su ciò di cui parlava. Quindi ricordo, e vi parlo sempre a ricordi perché l'ho letto tanto tempo fa, ricordo il fatto che il mestiere di Christian, giusto si chiama lui, fosse abbastanza nebuloso, per l'appunto non capissi bene da dove venissero tutti quei soldi. Oppure ricordo una volta in cui fanno un viaggio, cioè un'esperienza su un velivolo, una specie di velivolo, io mentre leggevo non avevo idea, non capivo assolutamente su che cosa stessero viaggiando. Questo ovviamente denota una scarsa capacità dell'autrice di descrivere nei particolari qualcosa che non rientra nella quotidianità del lettore. Non c'è bisogno ovviamente di descrivere nel dettaglio, non so, una caffettiera, perché tutti sanno cos'è, ma se ci si avventura in un campo che è un po' meno conosciuto bisogna insomma almeno essere in grado di descriverlo bene in modo che il lettore capisca. In più ho trovato assurdi i comportamenti dei personaggi, in particolare della protagonista, che è assolutamente fuori dal mondo. Ricordo, e correggetemi se sbaglio, che nel momento in cui lui gli presenta il contratto da firmare, lei tipo lo firma senza neppure leggerlo. Cioè, tu, vergine, alla tua prima esperienza amorosa, ti trovi davanti un uomo che per prima cosa ti dice: guarda, comunque per avere rapporti con me devi firmare un contratto. Qualunque donna sensata se la sbigna,
Ma lei no, firma senza nemmeno leggerlo. E poi ricordo la prima esperienza sessuale tra loro due, che è totalmente fuori dal mondo anche in questo caso. Voi donne che siete dall'altra parte della telecamera per l'appunto e che avete avuto la vostra prima esperienza, sicuramente ricorderete, perché è abbastanza comune un po' per tutte, le emozioni, la paura, l'ansia, quindi è abbastanza normale nel momento in cui ci troviamo a fare questa cosa essere un po' timide, un po' titubante, non ho paura di sentire dolore, perché per molte donne il primo rapporto è doloroso, quindi insomma siamo molto pudiche, ci vergogniamo. Io credo che queste siano sensazioni normali che la protagonista del libro non prova in nessuna maniera, anzi è totalmente disinibita, e quindi l'ho trovato talmente fuorviante, talmente fuori dalla realtà, che mi ha quasi infastidita, ecco. Quindi ecco, direi che questo libro è assolutamente bocciato su tutta la linea e i difetti sono molteplici, ovviamente non mi dilungherò, comunque non è scritto bene, la storia non è bella e quindi rientra sicuramente tra i libri più brutti mai letti. Il secondo libro brutto di cui vi parlo è 1Q84, libro 3. Ho scelto soltanto l'ultimo volume di questa serie perché per l'appunto il terzo volume è quello che mi ha delusa completamente, mentre i primi due sono veramente molto carini. Se ricordate, questo libro me l'ero portato in vacanza in Croazia, mi pare, e il sole l'aveva praticamente distrutto. Ora ve lo faccio vedere, ma preparatevi. Cioè, completamente distrutto. Comunque, a parte questo, non mi importa tanto perché appunto il libro non mi è piaciuto. Lo tengo soltanto perché alla fine ho gli altri due e ho piacere di avere la serie completa, anche se, come sapete, io non tengo assolutamente nessun libro che non mi è piaciuto. Li rivendo, li regalo, insomma, cerco di non tenerli in libreria perché non voglio che occupino spazio inutilmente. Comunque, perché questo libro non mi è piaciuto? Non mi è piaciuto per due motivi principali. Il primo è il fatto che nella storia non succede praticamente niente. I due protagonisti, uno femminile e uno maschile, quindi gli stessi che ritrovavamo anche nei primi due volumi, non fanno nulla dall'inizio alla fine, sono addirittura quasi sempre nel solito luogo, a parte il protagonista maschile che una volta si sposta, però per il resto tutti rimangono sempre fermi. Addirittura la protagonista femminile è all'interno di una casa dove rimane dall'inizio alla fine del libro. Quindi questa assenza di movimento rende la lettura un po' noiosa, un po' pesante. In più, la seconda motivazione è il fatto che i protagonisti, oltre appunto a non fare niente, che cosa fanno in realtà? Riflettono all'infinito, sempre sulle stesse cose, in particolare lei. Quindi ho trovato molto pesante il fatto che venissero ripetute le stesse riflessioni, gli stessi concetti infinite volte. Quindi il libro è molto noioso da leggere, però so che in questo caso l'opinione è condivisa, perché in moltissimi ho sentito hanno amato i primi due volumi, mentre il terzo proprio no. L'ho finito con fatica, anche perché la scrittura è abbastanza piccola, come avete visto, quindi insomma sì, ci vuole un po' per leggerlo, però l'ho finito proprio per sfizio, per dire almeno ho finito la serie, ma assolutamente leggete soltanto i primi due perché quelli meritano. Altro libro brutto che ho letto in questo caso, c'è caso che qualcuno di voi non si trovi d'accordo. Perché? Perché parlo di un'autrice che è amata da tanti lettori. Io ho avuto un incontro spiacevole con questa autrice, per l'appunto quello con il libro di cui vi parlerò, e da lì in poi non ho più avuto il coraggio di leggere nient'altro. Sto parlando di Lucinda Riley, la famosa, ormai famosa scrittrice della serie delle Sette Sorelle. Ebbene sì, io ho letto, non le Sette Sorelle, ho letto L'Angelo di Marchmont Hall. L'abbiamo letto con il club del libro. E devo essere sincera, l'opinione mia negativa su questo libro era condivisa da tutti i membri del club. La cosa strana però è che se vado su internet a cercare qualche recensione, qualche commento su questo libro, la maggior parte di questi sono positivi. Di certo non è che è un libro di alta letteratura, però c'è scritto comunque che è una lettura piacevole, scorrevole, che si legge bene, una lettura da ombrellone, comunque un bel libro. Per me purtroppo non è stato così, ho faticato a finirlo, l'ho letto per l'appunto tutto solo perché dovevo parlarne poi al club del libro,
Ma sinceramente è una lettura che avrei interrotto a metà perché mi risultava molto pesante. La storia è abbastanza intricata, comunque diciamo che la trama è quella di una donna che da anziana, o comunque non mi ricordo quanti anni ha, comunque una donna adulta, ha avuto un incidente e si è dimenticata tutta la sua vita. Quindi torna a Marchmont Hall, quella che era stata la sua casa per alcuni anni, nella speranza di ritrovare la memoria. Piano piano, insomma, viene svelata la storia di questa donna, che è una storia incredibile, ne sono capitate di tutti i colori. Una donna che voleva, quando era ragazza, entrare nel mondo dello spettacolo, che ha avuto due figli ed era una ragazza madre, ha sposato un uomo con 3 volte la sua età, la figlia è cresciuta e tra le due donne si è instaurato un rapporto veramente molto particolare, quasi malato, direi, un rapporto sicuramente di tensione e di conflitto, insomma. Ci sono tanti personaggi che girano intorno a questa protagonista che viene, insomma, analizzata durante l'arco della sua vita. Ho trovato pochi commenti negativi per l'appunto su questo libro, però quelli che c'erano effettivamente rispecchiavano un po' la mia opinione, cioè il fatto che l'autrice abbia voluto inserire troppe cose all'interno della vita di questa donna in maniera molto blanda, molto superficiale, poco dettagliata, poco curata. Le protagoniste femminili non le sopportavo nessuna, mi sono rimaste tutte male, qualunque scelta facessero. Ho trovato la storia abbastanza banale, trita e ritrita, già sentita, e anche la scrittura non è solo una scrittura da ombrellone, ma ancora peggio, è proprio semplicissima, frasi brevi, banali, dialoghi scontatissimi, insomma un libro che proprio non mi ha catturata in nessuna maniera. È per questo quindi che io non ho mai letto Le Sette Sorelle. Ho ricevuto in regalo il primo libro, ma dato che la mia mamma l'ha letto e ha continuato la serie, ha letto il mio libro, poi ha continuato la serie e ha acquistato tutti gli altri volumi, ho preferito regalare a lei il primo libro in modo che avesse la serie completa e io non ho avuto il coraggio di approcciarmici. So che la serie delle Sette Sorelle è amata da tanti, ma io non ce la faccio perché il mio rapporto con questa scrittrice è iniziato male e ho paura che comunque rimarrò delusa. Comunque perdonatemi, fatemi sapere se voi invece questa autrice l'avete letta e l'amate. Altro libro che non mi è piaciuto per niente, anche qui magari qualcuno di voi potrebbe avercela con me, ma altri no, perché so che la mia opinione non è solitaria, è condivisa. Sto parlando di Cime Tempestose. Ho letto questo libro chiaramente perché è una lettura che prima o poi nella vita va fatta, penso. Quindi è un libro che è un grande classico, amato da milioni di persone, ne hanno tratto film, insomma è veramente un libro di quelli che appunto vanno letti. Però io non ho nemmeno finito questo libro. Perché? Perché l'ho trovato noiosissimo, cioè proprio noioso, mi addormentavo quando lo leggevo. Prima di tutto i personaggi, facevo confusione, tantissima confusione, non so perché, non mi rimanevano in testa i nomi, non mi rimanevano in testa le personalità, quindi facevo proprio confusione tra di loro, li scambiavo, non capivo chi stava parlando, eccetera. E poi noioso, noioso da morire, una storia pesante, non mi piaceva la protagonista, l'ho trovata superficiale, una donna frivola, mi rimaneva proprio male e è difficile leggere un libro in cui la protagonista è insopportabile. Non mi è piaciuta l'attitudine dei vari personaggi, che sono quasi tutti cattivi, crudeli, vendicativi. Niente, non ce l'ho fatta ad andare oltre a questa, diciamo, a questa prima lettura che ho fatto. Ho lasciato il libro a metà, non ho mai continuato e non lo riprenderò mai più in mano perché tanto so che non fa per me. L'ultimo libro, in questo caso vi dico veramente due parole perché ne ho parlato nel video precedente, è Io odio internet, un romanzo utile. Sapete che questo libro, se avete visto l'altro video, non mi è piaciuto per niente, quindi anche se l'ho letto proprio di recente entra subito a far parte della classifica dei libri brutti, però anche questo qui l'ho messo da parte per rivenderlo perché non lo voglio tenere, è orribile. Oltretutto ho scoperto grazie a Instagram che Ilenia Zodiaco invece ne ha parlato bene. Io non la seguo praticamente più perché la maggior parte dei libri che consiglia, che ho provato a leggere, non mi sono piaciuti per niente, quindi proprio abbiamo gusti completamente opposti e non riesco a leggere i libri che lei suggerisce, quindi praticamente i suoi video non li guardo mai.
E non mi sorprende quindi sapere che lei invece questo libro l'ha trovato positivo, non so, non ho visto di cosa parlava, però mi è stato detto che insomma ne ha parlato bene. In compenso però posso dire che tra altre booktuber che seguo, alcune di esse non hanno neppure finito il libro da quanto non piaceva, quindi dai, alla fine la mia opinione non è proprio anche in questo caso così solitaria. Il libro dovrebbe parlare per l'appunto di tutti i difetti di internet, lo fa in una maniera insensata. Lui è un romanzo, partiamo da questo, è un romanzo, ma la parte romanzo proprio che è dentro al libro è quasi invisibile, perché è la storia di una donna che è diventata mediamente famosa grazie ad un fumetto che ha creato quando era giovane e praticamente una volta si trova a fare a parlare davanti a una classe di un'università, dice delle cose che vanno un po' controcorrente, viene filmata e le sue parole vengono messe quindi su internet e lei deve un po' lottare contro, anzi deve fronteggiare le conseguenze di essere una donna che dice cose impopolari su internet. In realtà questa trama è appunto nascosta da una serie di divagazioni che l'autore fa praticamente su qualunque argomento, quindi il libro è pieno per l'appunto di divagazioni su argomenti che non ci interessano e molto spesso non riguardano neppure internet. Quindi quando poi si riaggancia al romanzo di cui stava parlando ci troviamo completamente spersi, perché abbiamo passato magari 20 pagine a parlare di tutt'altro, quindi non abbiamo modo nemmeno di capire bene i protagonisti, di affezionarci a loro, di capire quali sono i personaggi che girano intorno, perché non vengono approfonditi in nessuna maniera. Quindi ovviamente ci troviamo a fare un po' fatica a ricordarci chi erano, cosa facevano, quali erano le loro caratteristiche, perché compaiono troppo poco. Per il resto i discorsi che fa sul resto del mondo sono, vabbè, noiosissimi, non c'entrano niente, quindi non li trovavo assolutamente interessanti. Quando parla di internet non condivido quello che dice, perché lui attacca internet in una maniera totale e io credo che il suo non sia un giudizio assolutamente obiettivo, prima di tutto perché tu sei uno che grazie ai social, grazie a internet riesce a vendere libri e quindi già mi dà fastidio, e poi non puoi definire tutti quelli che usano internet come delle capre ignoranti che vengono controllati da quelli che stanno a gestire i vari social. C'è anche una via di mezzo, internet è pieno di difetti, però bisogna saper vedere anche i lati positivi, che sono obiettivamente innegabili. Quindi il suo è un discorso non soltanto univoco, nel senso internet è il male, punto, ma lo fa anche in una maniera quasi offensiva, e come se lui dall'alto del suo piedistallo giudicasse quegli imbecilli che stanno su internet, e a me questa cosa ha infastidito. Ultima cosa da dire, altro lato negativo, è la scrittura pesantissima, ripetizioni su ripetizioni, forse con la voglia di creare una scrittura che fosse un po' più moderna, non so, ha un modo di scrivere che è pesante, frasi brevissime che iniziano tutte nello stesso modo, quindi la stessa parola ripetuta 60 volte, e una velata ironia che non fa ridere, un libro veramente tremendo, e ho fatto fatica a finirlo e l'ho finito proprio perché ho detto ormai l'ho cominciato, ho perso tempo nelle prime pagine, arrivo in fondo giusto per il gusto di parlarne male dopo. Quindi bocciato su tutta la linea. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, ma soprattutto fatemi sapere cosa pensate dei libri che ho nominato, ma soprattutto ditemi quali sono i vostri libri più brutti che avete mai letto, e niente, noi come sempre ci vediamo prestissimo con un altro video, ciao!